Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nell'episodio 37 di The Witcher Blood and Wine. L'aiuta va fortissimo. Durante l'incontro col mostro di Buclair, Sianna, la sorella di Sua Altezza Annerietta, era morta tragicamente. La duchessa era logicamente distrutta, tanto più che l'aveva appena ritrovata dopo tanti anni. Di conseguenza, furiosa con Geralt, lo aveva fatto sbattere in prigione. Qui il Witcher aspettava con trepidazione la sentenza, temendo il peggio. Infatti, anche se tutti conoscevano il cuore d'oro della duchessa, era altrettanto noto il fatto che talvolta si lasciava prendere dall'ira. La minima infrazione in alcuni casi era punita severamente, soprattutto se Anna e Rietta la ritenevano un'offesa personale. Credetemi, so di cosa parlo. Ok ragazzi, per cui ci accingiamo ad affrontare, molto probabilmente, la nostra ultima partita di Gwent per tutto The Witcher. Piccola spiegazione, come informazione in più per chi non lo sapesse, e non è un problema. Che cos'è l'aiuta? L'aiuta è un materiale che veniva utilizzato come contenitore semirigido per trasportare gli ortaggi, quindi il classico sacco di patate, che nel Medioevo veniva indossato come indumento per coprire le proprie nudità dai prigionieri, anche come simbolo della povertà assoluta e della mancanza di libertà, la mancanza di benessere. Ok, quindi ci prepariamo ad affrontare appunto quest'ultima partita, sempre con il nostro carissimo e affezionatissimo mazzo dei Regni Settentrionali. La mano non è né buona né pessima perché abbiamo appunto due esche, abbiamo una spia, abbiamo una carta che riprende le altre dal mazzo ed alcune carte che non subiscono dei potenziamenti vari. Per cui se noi con la CPU andiamo ad utilizzare le carte spia per pescare altre due carte dal mazzo e poi la CPU decide di riprendere quella che abbiamo posato noi. Nel frattempo noi andiamo ad utilizzare una carta evocazioni che richiama i suoi cloni sul terreno. Quindi abbiamo già un 12 in arcieria. Fa la cosa molto simile all'avversario perché possiede il mazzo Skellig, per cui chiama una 10 offensiva non debuffabile con altre 3 carte clone che si potenziano a loro volta. Noi per fronteggiare questa sua mossa andiamo ad utilizzare Morsa Invernale così da depotenziare l'effetto aggiuntivo che si era dato ed utilizziamo la carta 15 di Cirilla perché appunto non soffre condizionamenti di nessun tipo. La CPU inoltre va a utilizzare una carta in arcieria che poi più avanti potenzierà appunto in questo momento con la carta Ermellino che tira fuori la bestialità, quindi tutto il potenziale di quella carta che da 2 diventa 8, mentre noi ci andiamo a riprendere la spia che lui aveva posato e la riutilizziamo a nostro vantaggio per pescare altre due carte. Lui continua ancora ad utilizzare questo tipo di carta che si trasforma e che a sua volta poi si combina e si potenzia, arrivando ad un punteggio molto molto alto se andiamo a vedere, perché veramente con 3 carte è riuscito a fare tipo 40 punti. Quindi ragioniamo un attimino sulle nostre mosse successive anche per capire come comportarci meglio e decidiamo di passare. Quindi rinunciamo alla prima partita, gliela lasciamo vincere alla CPU per tenere qualche carta in più e fronteggiare così la seconda ed eventualmente la terza. Ad inizio seconda partita la CPU parte alla grandissima utilizzando una carta evocazione che richiama sul campo i propri cloni, come quella che abbiamo noi. Noi andiamo ad utilizzare invece una carta che rievoca una creatura morta dal cimitero e la posiamo subito sul campo di battaglia. Questo perché? Perché la CPU, avendo il mazzo Skellig, ha la carta principale, quella che vedete in alto a sinistra, che è in grado di rimischiare le carte del cimitero nel mazzo, così che poi l'effetto secondario della nostra carta, la donna 5 che sta viene posata poi nella linea delle balestre, non avrebbe più effetto perché non abbiamo più niente da pescare al cimitero, se tutto il cimitero viene riversato nel mazzo. Continuiamo col match, con la partita, e riusciamo ad aggiudicarcela per un punto perché la CPU decide di passare quando era a 20. Dopodiché si attiva l'effetto secondario del mazzo Skellig che si va a riprendere due carte dal cimitero che si potenziano a loro volta, quindi già parte con un 32 pesantissimo. Noi riutilizziamo la stessa tattica della partita precedente, recuperando le carte nel cimitero, e la CPU fa la stessa cosa andando a riprendersi la spia e pesca due carte in più. Quindi noi a questo punto non resta che utilizzare le nostre carte e poi potenziarle con la carta dei Regni Settentrionali che ci raddoppia il danno della linea delle balestre. E vedere come si comporta la CPU, che per ora ha 43. Noi potenziamo subito la linea posteriore. La CPU gioca una carta che ci va a eliminare la 6 davanti. E noi cominciamo a scaricare tutto ciò che abbiamo per quanto guarda le balestre, quindi l'artiglieria nella retroguardia. Fa lo stesso anche la CPU, poi sommando i danni che ha. E per il momento siamo 74-62, la CPU passa.
e noi riusciamo esattamente ad eguagliare il suo punteggio, per cui la prima partita si chiude in totale parità, cosa che succede veramente molto di rado, ma che stavolta è capitato. Quindi ricominciamo tutto come se niente fosse, ripeschiamo altre carte. Questa mano sembra essere grosso modo della stessa qualità della precedente, per cui cambiamo due carte che non ci servono. Andiamo a prenderci un'esca che è molto utile, e soprattutto la carta di Yennefer, che è ottima. La CPU riparte un po' con la strategia delle carte che poi si andranno a potenziare tramite quella di Ermellino. Noi a nostra volta andiamo a posare tutte quelle carte in prima linea, bordate di arancione, che così non possono né essere potenziate né depotenziate. E per ora siamo in vantaggio. Carichiamo tutto sulla linea offensiva perché non abbiamo morsa invernale, in teoria non c'era neanche la CPU come carta. Che a sua volta però potenza mostruosamente, tramite sempre l'effetto della carta di Ermellino, la potenza numerica di tutte le carte sulla sua linea di arcieria, quindi arriva alla enorme cifra di 80. Quindi ragioniamo un attimino sul da farsi e facciamo un conto rapido. E mi sono preso il rischio di considerare che valga la pena affrontare questa situazione. Quindi sfruttiamo al massimo tutti, diciamo, i nostri assi nella manica, quelle carte balestre che poi si potenziano tra di loro e che vengono ulteriormente raddoppiate nel danno con la nostra carta dei mazzi regni settentrionali. E vinciamo il primo incontro, così che peschiamo una carta in più. Utilizziamo Yennefer per andarci a riprendere poi la carta 8 balestra, anche perché era la meglio che c'era. E la CPU risponde sempre con la carta evocazione che chiama i cloni. Quindi siamo 15 a 12. Andiamo a gettare a terra la nostra spia, così peschiamo due in più e ci capita sia una carta evocazione da 4, sia la carta 15 Sirilla. Quindi andiamo a potenziare anche noi la nostra linea d'arceria, come ha fatto poc'anzi la CPU all'inizio di questa partita. L'avversario usa Sirilla e noi facciamo altrettanto per mantenere il nostro vantaggio nel punteggio, quindi 42-33 per ora. L'avversario utilizza sempre la carta 7 che può andare a eliminare le carte con pari valore o superiori tipo a valore 5, a valore 6. Riutilizza sempre le carte che si potenziano tra di loro, che è una delle caratteristiche fondamentali del mazzo Skellig. E passa la mano a 58 avendo finito le carte. Noi andiamo attentamente a potenziare la seconda linea, quella che si può potenziare. Arriviamo a 76 e vinciamo quest'ultima partita di Gwent. Fleeced me, harlot's brood. Now Stefan will have to go hungry. Sorry. Oh, look at that. He's sorry. No one else will play with you in this coop. And be careful not to slip on any soap. Oh, I will. Attualmente il nostro unico obiettivo è quello di dirigerci alla lavanderia, che si trova al di sotto, seguendo una breve scalinata, per andare poi a raccogliere semplicemente una saponetta che è a terra e dei panni sporchi da lavare, perché questo è il nostro lavoro come prigionieri. Qualcosa non quadra. Non so se le ricordate, ma comunque sia, sto qui apposta per darvi una mano. Questi tre brutti ceffi sono gli stessi bastardoni che infastidivano il ragazzino Lustrascarpe qualche missione fa e che noi abbiamo fatto sbattere in galera dalle guardie. Adesso ovviamente loro sono tornati a chiedere vendetta.
e possono approfittarsi del fatto che sono 3 contro 1 e che già hanno corrotto delle Remember our meeting guardie in precedentemente, così da lasciarsi zona libera e che nessuno guardi. Il tizio che si dimostrava nostro amico, in realtà, alla prima avvisaglia di pericolo, se la dà a gambe e ci lascia da solo ad affrontare questa situazione. Quindi andiamo ad utilizzare le nostre abilità da Witcher, che sono ancora presenti nonostante manchi l'equipaggiamento, per poter un pochettino alleggerire anche la situazione. Meglio un 2 contro 1 che un 3 contro 1. Hey, the mutants trying charms on us. Can't you see? Your tricks won't work here, lad. You cannot mesmerize all three of us at once. Grab yourselves washboards, boys. E bastone per lavare i panni alla mano, andiamo a fronteggiare questi maledetti rompiscatole. L'unico consiglio che ho da darvi è quello di affrontare un nemico alla volta e di evitare quello centrale che comunque si è stordito e non ci darà nessun fastidio. What is going on here? Nothing. I'm not asking you, but the one on the floor. Have you anything to say? I slipped on some soap. You slipped on soap? Lots of soap here. It is a laundry. Harlots, brutes. Solitary for the lot of you. You'll have ample time to consider. Think about the choices you've made in life. I'll make certain of it. Didn't do anything to deserve solitary. Shut it! Milton was my cousin. You let him die. Was the Duchess's coin not enough? Did you expect more to save a good man's life? Arrived too late. Nothing I could do. And when the beast tore apart the Duchess's sister, too late then too? Were it up to me, you'd have hanged already. And don't you try any Witcher tricks on me. You will end oh so badly if you do. Here of your own free will, Stefan, or did they lock you up too? Bet you're thinking about food. What you'll eat once you're free. Mutton leg, that's what I'm dreaming of. Well roasted on the outside, nice and juicy in the middle. Are you the lout from Rivia? Yep, I'm that lout. Come with me, you're to be sentenced. To what? To shut it. What am I, the town crier? Hands behind your back. Now let's go, and no funny business. Get ready. Soon all your problems will be solved, once and for all. Do you know where this leads? No. Hope it's the exit, though. You guessed it. The thing is, there are different kinds of exits. Some walk this path to freedom, others walk it straight into eternity. E seguendo la guardia torniamo finalmente all'esterno a respirare un po' d'aria fresca dopo una settimana di reclusione nella quale Geralt poteva parlare soltanto col topo lì nella cella e niente di più. E la guardia ci porta ad assistere ad un'esecuzione. Mark Dubois, you are hereby judged guilty of trampling Alice Valref, the cupbearer's wife, while on horseback. The woman's condition is critical. It was an accident. I was riding fast through, but she jumped out in front of me. In light of the above, there can be but one sentence. Death by decapitation. No, I didn't do anything! Help! There must be witnesses! Off with his head. Next! Paul, the Witcher, take him to the tower. That's an order. An order's an order. Guess you're not next after all. Follow me. You're supposed to follow me. Why do you make me watch that execution? Nonostante il cagotto che ci ha accompagnato per tutta la visione dell'esecuzione, perché pensavamo che i prossimi ad essere uccisi fossimo noi, in realtà la guardia ci dice che
ha voluto semplicemente far assistere a questa scena per farci capire che la prigionia non è una vacanza, ma che è una punizione. E ci dice di seguirla, continuando a salire i gradini per arrivare in cima alla torre, così da parlare con una persona che ci ha convocato. E andiamo a vedere di chi si tratta. I've brought the prisoner, sir. Unbind him and leave us. Greetings, Witcher. Your face doesn't look good. Though, looked even worse last time I saw you. I apply an arnica extract. I can hardly feel it anymore. But my scars pale in comparison to the fate Sianna met with. The fate that was your doing. I trusted you. And how did you repay me? Consider it, Witcher. Why do you think the Duchessa had Sianna hidden away to start with? Can you guess? I'm sorry. Might not believe me, but couldn't have predicted that turn of events. Certainly never wanted that. Enough. We shall speak of it no more. Guess there's been a decision in my case. Truly, is that all you care about? Your own hide? Not only. Also care how the Duchess feels, for example. And I hope that, unlike you, she doesn't blame this all on me. A court heard your case, not Anna Henrietta. The facts are as follows. You were hired to kill the beast. Not only did you fail in that endeavor, but you also caused the death of our Duchessa's sister. Have I missed anything? I'll have you know that were it up to me, you would rot in our dungeon until your dying day. Glad you didn't have the deciding vote then. At any rate, I am not the best person to tell you what was decided in your matter. I'd say the man who worked hardest. E alla fine dell'aver scambiato alcune parole col capitano della torre, finalmente facciamo la conoscenza del nostro salvatore, il nostro carissimo e vecchio amico Dandelion. A ghost wouldn't have surprised me half this much, I promise you. What are you doing in Beauclair? Officially, visiting Honorietta. That is to say, the Duchess. We're old friends, but you know that. Unofficially, I'm saving your hiney. You? You're a persona non grata in Toussaint. Undesirable. Didn't stop me from risking my skin for you. In my book, friendship is all that matters. Well, friendship and love. And art. Oh, and wine. Take it, I'm free, thanks to you. How'd you manage it? Oh, I have my ways. Took a little persuasive logic. Blended in some deft rhetoric, then added a generous pinch of charm, and voila! You're free. But just so you know, it wasn't easy. In fact, it was pretty damn hard. Duchess was so furious, I think she even forgot she'd banished me from Beauclair. For life. All she could do was scream that you'd never set foot outside that dungeon again. How'd you get her to take a fresh look at things? I appealed to the faultless intentions that guided you. To your reputation, your accomplishments, and, well, ultimately, she changed her mind, and you're free. Never wants to see you again, but even got her to leave your vineyard with you. You won't get a copper of your promised reward, but you'll keep your estate. Dandelion, you are a regular master of diplomacy. Thanks. Listen, you do whatever needs doing, but I've got to get to the cemetery. Honorietta's in bad shape with Sianna dead. Some folk forget that under the ducal regalia, she's just an ordinary woman who's lost a loved one. All right. See you later. See you, Geralt. Off we go. You'll collect your things at the door. Follow me to the exit.
open the gate. Your things are past the first gate. I don't really give a fuck. E da quanto abbiamo capito, grazie all'enorme aiuto di Dandelion che è riuscita a persuadere la duchessa Nerietta, noi riconquistiamo la nostra libertà. Qui ci dirigiamo ai cancelli della prigione e recuperiamo tutti i nostri equipaggiamenti, tutti i nostri beni dalla cassa, che non erano pochi. E finalmente riconquistiamo la bramata libertà. Non riusciamo a far dei passi che un'altra bella notizia, per fortuna, ci arriva di fronte. Ovvero andiamo a rincontrare un nostro altro carissimo amico, che è Regis. Don't smile so wide. Someone's liable to see. Could mean trouble. I can't help myself. Just so glad to see you. Glad to see you too, my vampire friend. What did you do while I... While you vegetated in that correctional facility? I used the time to think. Wish to know what I thought about? Of course. The relationship between two numbers. Detlaff's four victims and the five chivalric virtues. As you've no doubt noted, there's a difference of one. Mean to tell me, after all we've figured out, that you now believe in the whole five virtues punished theory? Belief's got nothing to do with it. It's cold logic, deduction. Siana went to great lengths to make folk believe the beast was punishing those who betrayed the virtues. Were I in her shoes, I'd make sure the number of victims matched. Are you not at all curious who was meant to be the fifth? If I say yes, what then? Then you'll come with me for another chat with the bootblack. You see, I've learned he delivered the notes to Detlaff. Our search starts with him. Fine, see what he has to say. Could use a good walk, work out the kinks if nothing else. Come then. Oh, it's the chap with the swords. Sir, you look like some beast ate you up then spat you out. Are you here for a spiffing? Boots make the man, they say. Step on up! Need to ask you something. Yet again? Go on then. I'm a proponent of free speech and I will gladly tell you all I know. But why not get your boots shanked while we jabber? Not wearing boots just now, but guess I could pull a pair on. Then I shall take advantage as well. A friend of mine used to say boots should be as clean as the souls that wear them. Clean boots, clean souls. A fine slogan! Man in the frock coat. You passed him some letters, remember? Why, of course. I'm young, got a mind like a steel trap, but... If you're about to tell me this information will cost me, forget it. How'd you get those letters? Beggars brought them. Beggars? Tell us more about them. How many were there? Why, four. One for each letter. Just four? Sure you didn't get a fifth? I can count, you know. Remember anything else? These beggars have anything in common? What? Come now. Each was different. Some had mismatched boots, others had no boots at all. Oh, I know! They all had no home! Kid, my patience is starting to run a little thin. Now think hard. Where'd they get the letters? They picked them up, get them from someone? I don't know. They'd come, hand me a letter, and walk away. I asked no questions. Geralt, allow me to ask a question. Listen, lad. I'll be glad to mix another batch of that bootshine for you. But you must focus now and tell us all you know. Where can we find the beggars? Well, at the shelter, most like. Where's that? Everyone knows. It's just round the corner. Up those stairs, then right. Thanks, kid. For your trouble.
Finalmente abbiamo un momento per aprire l'inventario e poterci anche riequipaggiare i nostri indumenti classici, la nostra tanto desiderata e finalmente goduta armatura della manticora. E dagli ultimi due dialoghi cosa abbiamo appreso tra il parlare con Regis e il ragazzino lustrascarpe? Che effettivamente le vittime erano 5, noi ne abbiamo identificate solo 4 e manca la quinta. Non abbiamo idea di chi sia, però abbiamo una pista da seguire tramite degli indizi che ci porta a questa residenza di mendicanti che è gestita da un uomo di You? buon cuore che viene What do you want to minacciato talk? dai proprietari Here, di questo that's a waste of appartamento che breath. vogliono ripulire la We've zona da tried questi it, only to mendicanti. tie our E noi lips. ovviamente, We'll anche use per other buona means of volontà e per persuasion. trarre poi dei giovamenti Gentlemen, personali, andiamo a calm, prendere le difese di please. questo, Either get out along diciamo, with these proprietario di thieving casa, di vagabonds, questo or uomo di we'll buon toss you cuore all che out. ospita i Our mendicanti. patience is gone. This place is no longer a rank refuse dump. Scram! Decent folk live here. Decent folk you mention mean yourselves. Why? Do you doubt it? Hell yes. Hear that, Artois? He poking insults us on our own turf. We should step aside, good fellow. My friend is perfectly capable of settling this unfortunate dispute on his own. Come now, Twitter. Try I me. know there's no guns in here. All right. I can take a hint. Come, time to go. I thank you so much for your aid. I tried to reason with them, but they'd have beat me blue had you not come along. I'm grateful. Immensely. What did they want from you? They are neighbors. Wish me to take my folk, the shelter, elsewhere. They dislike that I help the beggars. I do not oppose going elsewhere, were we to have somewhere to go. But you've come with a problem, have you? My turn to aid you. Need some information. Looking for a man who might have mentioned the bootblack in Rue de Garl. The bootblack? A feisty lad. I know him. Any of your, wards supposed to meet him recently or soon? Forgive me. Those I help and I are not so close that I would know. But should you wait, they'll all soon come for their meal. You can question them yourselves. Thanks. We'll wait. Nice of you to let us. My dears, I've a matter to address before I serve the soup. These two gentlemen have some questions of you. Pay attention. Answer in brief. For if you draw it out, your soup will go cold, and we wouldn't want that, would we? Recently, four of you delivered sealed letters to the bootblack. I know this. Does anyone know what the gentleman means? Go on, speak up. Romain? Why should I squeal? We were all told not to mention the letters. We all swore. You can tell me, Romain. You were given a letter and you delivered it, right? Good work, Romain. Thank you. Who else? I got one too. Gave it to the bootblack. Freshy? He got one. But he can't tell you. As he's not here. I still have mine. I'm to deliver it 2 days after the Feast of St. Barnabas. It's a matter of importance to the Duchy. Hand it over, or I'll take it from you, plain and simple. But I was to deliver it personally. Let no one else see it. That is what she said, and she was frightened. You ought to heed folk who are kind and honest. This man helped me a short while ago, helped all of us. If this individual threatened you, you need not keep the promise you made. All right, take it.
I didn't want to see the boot black anyways. It's always muddy there. Damn it. What is it? Another name, truly? See for yourself. Well, well. I must say, even I did not expect this. This time you will see to our Duchessa. It seems we underestimated Siana rather grossly. Judging by this, Detloff was literally supposed to tear her heart out. Yet first you must snap her neck. Puzzling. Duchess was to be Detloff's last victim. Siana planned it from the start. Indeed. The logical conclusion, Geralt. Four seemingly random victims to start. The virtue's their only link. Enough to get folk talking about a righteous, vengeful beast. Obscured the victim's links to Siana, even as she had those she despised killed off one by one, leaving the Duchess for last. Had she managed to fulfill her plan, none would have questioned the reasons. Most would have thought Anna Henrietta had died for her sins. She was known to show a hard heart on many occasions. Ample proof of a lack of compassion. Why would Siana murder her own sister? Out of envy? To take power? From an inborn penchant for evil? Yes, yes, and yes. All those make sense, and none are mutually exclusive. What do we do now? Now we drink. Unless, that is, you feel a witchly duty to see the Duchess and tell her what we just learned. Veniamo a scoprire tramite la lettura dell'ultima lettera che la prossima vittima sarebbe stata proprio la Duchessa Annerietta. Decidiamo però di non informarla di questi aggiornamenti, di queste nuove notizie, perché il più delle volte, anzi sempre, la conoscenza è un bene, ma a volte lasciare le cose come stanno è meglio, quindi in questo caso viva l'ignoranza. Met a whole rogues gallery, all interesting folk in prison. Can't say I'm eager to ever see any of my cellmates again, though. Of all the places to wind up behind bars, Toussaint was a good choice. No other ruler I know would change their mind so quickly. Especially given it wasn't about just anyone, but the Duchess's very own sister. As you know, I had little sympathy for Siana. Nonetheless, I very much regret I could not keep her safe. To you, her ultimate fate, does it still bring on the occasional pang of regret? Yeah. Still. Well then, drink up. Beauclair seems safe now, though I'm still left wondering. I mean, Detloff's alive. Think Anna Henrietta's still in danger? E con quest'ultimo scambio di battute fra Geralt e Regis si conclude anche il finale 1, che vi ricordo ragazzi era più raro rispetto al secondo, che poi nei prossimi video affronteremo. Spero vi sia piaciuto, ed anche per quanto riguarda l'episodio 37, l'aiuto va fortissima, è tutto. Spero di esservi stato d'aiuto e vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato come sempre. Al prossimo video ragazzi, ciao!